Dal divano alla spiaggia, da Netflix ai cartoni Disney, la pandemia da coronavirus ha stravolto i piani degli italiani, ponendo un enorme freno al loro spirito intraprendente e mai domo, rinchiudendoli forzatamente tra le mura amiche, costringendoli, si fa per dire, a trangugiare ferocemente ciambelloni interi e pizze come se non ci fosse un domani. Il catalogo dei film online è stato polverizzato in poche settimane ed è così che qualche chilo di troppo è comparso, proprio nel momento in cui molti avevano capito che qualche spiraglio di trascorrere una settimana al mare si iniziava ad intravedere. E la prova costume? Tra le donne è scattato il panico ed è così che farmacie ed erboristerie sono state prese d'assalto per qualche snack poco calorico alla ricerca di tisane miracolose, in grado di sgonfiare un po' laddove, giusto per non sfigurare in questa estate uscita fuori un po' a sorpresa. C'è invece chi in spiaggia ci andrà col pancione e non potrà farci nulla. Infatti, una delle poche conseguenze del lockdown al quale no, non si può davvero rimediare, soprattutto se la noia ha prevalso su qualche buon film serale. Si stima che all'ombra della pandemia nasceranno 116 milioni di bambini, di questi 365 mila in Italia. È la stima dell'UNICEF, calcolando 9 mesi dalla dichiarazione del Covid-19, ossia dall'11 marzo scorso. I paesi con il maggior numero di nascite previste nei 9 mesi dalla dichiarazione della pandemia sono l'India con 20 milioni, la Cina con 13, la Nigeria con 6, il Pakistan con 5 e chiudere l'Indonesia con 4. L'Italia insegue alla distanza e chissà che qualcuno non ne approfitti anche durante l'estate per la rimonta. La paura e l'incertezza sembrano ormai alle spalle, allora via libera alle pance in questa folle estate, a prescindere dalla ragione che si portano dietro.